Le rovine del castello di Montebuono nel territorio di Sorano ancora oggi sorvegliano la valle del fiume Fiora e i pianetti di Sovana. Si tratta di una preziosa testimonianza del pieno medioevo di questo territorio. Le prime notizie che riguardano Montebuono sono vaghe e incerte, ma è probabile che sin dal primo medioevo vi si trovasse un insediamento. La prima citazione di un villaggio, comunque, risalirebbe a un documento imperiale del 1040. Per tutto il 1200, però, non vi sono notizie di sorta sul castello, nemmeno negli elenchi di proprietà degli Aldobrandeschi, ossia della famiglia preminente sotto Lamiata, che in questo secolo si divise nei due rami di Santa Fiora e di Sovana. Data la posizione strategica di Montebuono, se vi fosse sorto un castello, sarebbe stato sicuramente citato dalle fonti. Il castello di Montebuono è posto in una posizione strategicamente importantissima. Se noi guardiamo verso ovest abbiamo il vecchio castello di Catabbio, se guardiamo verso est abbiamo la roccaccia di Montevitozzo, verso sud la vista spazia da Sovana per tutto anche il Lazio, a nord abbiamo i primi contrafforti del Monte Amiata. Sulla sinistra idrografica del fiume Fiora scorreva un'antichissima strada romana. Il castello, costruito presumibilmente alla fine del XIII secolo, vide le lotte intestine tra gli Aldobrandeschi, tra il ramo di Santa Fiora e di Sovana. Sembra quindi probabile che il castello sia stato costruito sul finire del 1200, per comparire poi in un documento del processo a Margherita Aldobrandeschi, datato 1303, come suo possedimento ceduto in seguito ai conti di Santa Fiora. Il periodo di fondazione del castello era un momento molto difficile per Sovana, oggetto delle mire di Siena e Orvieto, a cui si alleavano di volta in volta diverse famiglie, Caetani, Baschi e infine Orsini, per ottenere il controllo della contea. Sullo sfondo di questi giochi di potere più locali, il grande conflitto tra papato e Francia. Agli inizi del 300 il sindaco di Montebuono giurava fedeltà a Orvieto, dandoci indirettamente testimonianza di una comunità organizzata e di una certa importanza. Ma si tratta solo di un momento di tumultuosi cambi di potere, giocati con carte d'archivio e in punta di spada. Guerre e passaggi di proprietà caratterizzano tutto il 300, fino a che, nel 1417, Pitigliano, Sorano e Selvena furono degli Orsini, e il castello, che rimase ai Senesi, venne abbattuto per ragioni strategiche ed economiche. Dopo la distruzione del castello voluta da Senesia prima del 400, punto di riferimento di Montebuono rimase la chiesa di Sant'Andrea Apostolo sorta accanto al castello. Il territorio passò alla gestione della città di Sovana per aiutarla dalle cattive condizioni in cui era ridotta per le guerre. In particolare con la politica medicea di popolamento, il territorio di Montebuono venne ripopolato ad insediamento sparso, una caratteristica che ha conservato nel tempo fino ad oggi. Le rovine di un castello distrutto volontariamente sono un documento prezioso del passato per l'archeologo. Oggi, visitando il castello dalla porta nord, si possono subito notare i resti della cinta muraria più interna e di quello che probabilmente era un grosso edificio, forse con funzione residenziale. Sull'altro lato dell'ingresso si nota ancora la cisterna, con un accesso di ispezione e i tubi per raccogliere l'acqua piovana in cotto. La cisterna era intonacata per impermeabilizzare le pareti. Esaminando le strutture notiamo che sono state realizzate con pietra locale, spaccata con martellina e ascia, probabilmente ricavata dalla rupe stessa durante i lavori di spianamento e dalle cave immediatamente sottostanti. La posa in opera è rustica e trova confronti con strutture fortificate dello stesso periodo. All'interno della cinta muraria non si nota molto. Il nucleo edificato più importante si trovava presso l'ingresso. Sono comunque apprezzabili tratti considerevoli della cinta principale e forse di una torre aggettante verso i pianetti.
mentre nel bosco, lungo le pendici, si possono notare tracce di una seconda cinta muraria, che arrivava a circondare e proteggere la chiesa di Sant'Andrea e il borgo. Diverse tecniche di posa in opera testimoniano di successive fasi costruttive e riparazioni, forse dovute a scontri armati. Oggi al visitatore appassionato si apre soprattutto una vista straordinaria sulla Valle del Fiora e sui Pianetti, il territorio che il castello doveva proteggere e di cui rappresentava, fisicamente e simbolicamente, il controllo signorile.